come loro reagivano nella vita quotidiana ed era un riflesso di quello che loro hanno subito. L'insegnante stupido pensa che con la penna e un rapporto, o buttando fuori da un'aula, si risolve il problema apparentemente, ma non hai cambiato nulla in quel bambino. Non ci sei riuscito perché non avevi l'autorevolezza. Ora noi sindaci facciamo un mestiere, chiamiamolo mestiere, è un'avventura meravigliosa. E io per lasciare l'insegnamento ce ne voleva tanto. E l'ho fatto solo perché questa è un'avventura moltiplicata e l'insegnamento per un miliardo. E perché dobbiamo sentirci tutti insegnanti e alunni nello stesso momento? Perché dobbiamo cambiare la struttura mentale, spirituale, culturale, perché è una società malata. Se non ce ne rendiamo conto che è una società malata l'Occidente, dove ha messo al centro non i valori, ma il denaro, la concorrenza, la carriera, solo ogni cosa, anzi la carriera sgominando l'altro. Infatti abbiamo bisogno di nemici. I nemici non ci sono, o ci salviamo tutti o abbiamo perso tutti. E se ce ne sono due, sono i nemici dell'ego e dell'ignare, di ognuno di noi, l'altro non combattere. Ora abbiamo uno strumento, noi stiamo cercando anche di trovare tutti gli strumenti, per carità, anche le novità di mafia, abbiamo avviso dubbio, cerchiamo di farle tutte, Non ce ne lasciamo una perché è ovvio, abbiamo trovato e cerchiamo di trovare tutti gli strumenti per prevenire e per fermare abusi. La nostra richiesta era stuprata totalmente, però ora con alcuni regolamenti cerchiamo di ancora, perché vogliono costruire sulle colline, sui torrenti, sui posti più pericolosi. Abbiamo fatto il regolamento, abbiamo tolto 2 milioni di metri cubi e allora abbiamo fatto una cosa per ok, va bene. E con tutto quello che c'è da guardare nei regolamenti, facciamo di tutto, però vi assicuro, non è questa la strada. No, ma questa la facciamo. Anzi, ci dobbiamo scambiare. Io vorrei dire anche a Lanci qualche giorno, ma scambiamoci tutte le cose buone. Se tu a Parma dici sei contento di almeno 10 cose che hai fatto, mandala a tutti noi, perché io sono cose che non ho pensato e me le prendo anch'io. Dobbiamo avere questo senso di comunità, e la comunità non è solo la comunità della nostra città, la comunità è addirittura il mondo intero. Ora dobbiamo avere questo tipo di rapporto, e perciò anche sulle regole di antimafia scambiamoci tutto, perché dobbiamo arrivare a trovare tutte le soluzioni possibili e immaginabili. Però qual è l'arma più potente? E posso dire che Fortuna diceva appunto che un processo non è solo quello repressivo. Questo è ovvio. Noi dobbiamo curarci. Tutti. E allora il processo è proprio un cambio proprio spirituale e culturale. Dobbiamo avere il coraggio di andare in analisi, di scoprire che percorsi sta facendo questo tipo di società, dove ognuno vuole trovare i propri 100 metri quadrati per salvare se stesso e i due figli. Non funziona. Non funziona. Noi dobbiamo essere felici e la strada non è solamente quella che ha intrapreso questo tipo di società, ma allora, ripeto sempre una frase straordinaria perché fa capire bene, è un concentrato, per far capire bene come si può sconfiggere la mafia. E a Gesù al Bufalino gli hanno chiesto come si sconfigge la mafia e lui ha detto ho tanti buoni maestri elementari nel concentrato del cambio culturale totale. E allora dobbiamo investire su questo perché se no non ci arriveremo mai. Se pensiamo che c'è un poliziotto e un cittadino, non è neanche una cosa bella, non funziona, e se l'hai fatto solo per repressione non hai capito che bisogna andare per prevenire, curarci e diventare delle belle persone. Io sono arrivato a fare il sindaco della città, forse veramente più mafiosa di tutti. Noi abbiamo la mafia messinese e di fronte all'Andrangheta che c'è in vaso. Poi abbiamo quella di Vitto Santa Paola a Catania che arriva da Messina e quella di Barcellona che è la seconda più sanguinaria della giornalista. In più c'è una veramente a quantità industriale, abbiamo anche proprio massoneria mai finire. Noi abbiamo, chiediamo, ma mai finire. Messina è pazzesca. La parola Messina è abbinata al verminaio, la parola Messina è abbinata proprio a sempre a cose negative. Ora arrivare, io non ho fatto mai una, è la prima volta che ho fatto una campagna elettorale, non erano i partiti, ho sempre rifiutato di entrare a fare una campagna elettorale. Questa volta è venuto dal basso,
Ecco il cambiamento. Il cambiamento esiste solo se viene dal basso, dalla gente, perché se noi pensiamo di essere illuminati con i nostri quattro assessori è perché sappiamo che cosa dobbiamo fare e così poi diamo al popolo le linee guida, perché siamo noi che voi potete darci il lavoro. Per esempio, il danno più grande che ha fatto Berlusconi non è tutto quello che sappiamo, ma è una frase che è il che pensi mi. Il che pensi mi ha fatto più danno di qualunque cosa economica, perché ha fatto un danno di democrazia. E ha detto, mi sono fatto i soldi da niente, ora ci penso io ad aggiustare la nazione, migliorare i posti di lavoro, a far fuori, e ha proprio il senso di responsabilità a noi tutti. Ora, invece, la cosa bella è che noi tutti mettiamo il nostro pezzettino di mosaico e quando si comincia a formare il mosaico, un po' questo puzzle, una parte, siamo sulla strada, continuiamo a lavorare. Ora qua, nella Sicilia fatta di tanta corruzione, di tanta malavita, di tanta mafia, da Provenzano a Totorrina, ne abbiamo qui, però guardate questi luoghi, poi succede che forse è un fatto di reazione e poi escono delle persone che sono state eccellenti come i Falcone e Borsellino, perché nel passato, che da una famiglia di mafiosi ha fatto il cambio, tutti possiamo cambiare, quello è un bel esempio, tutti possiamo cambiare. Ora, abbiamo avuto dalla mia città, pensate, nessuno mai, nessun sindaco ha voluto parlare di questo. Abbiamo un sindaco però in galera, però il sindaco genovese in galera, altri sindaci che ci possono andare perché sono inchieste in corso, corruzione di ogni tipo. Noi siamo arrivati, abbiamo preso delle buone carte che abbiamo trovato in alcune partecipanti, le abbiamo portate in procura, ci hanno bruciato subito la macchina, prima del primo, va bene, era il minimo, abbiamo messo la camera tutto. Guarda, ma se abbiamo l'animo giusto di fare veramente i cittadini e imprimere l'ultimo una importanza, hai la voglia di combattere qualsiasi tipo di corruzione, è una partita che una sola deve essere, che dobbiamo avere la gioia nel farlo. Se pensiamo di dire, ma quando ci ammazziamo, c'è qualcosa che non va, noi dobbiamo procurare gioia noi stessi e negli altri, perché è un'avventura bella quella umana, dove c'è il bene e il male, ma c'è da sempre. E ora si chiama mafia, il branco, da quello che vuole, ma c'è da sempre. E allora come vogliamo spendere la nostra vita? E se fai, e hai, se, la prima cosa è l'esempio, se dai l'esempio si contaminano i tuoi concittadini, e ancora di più nella politica. Perché, dato che è stata quasi sempre corrotta, e trovi il sindaco che fa le cose che deve sempre, ma guardate che è una contaminazione pazzesca, che è bellissimo, e allora c'è la moltiplicazione di voler cercare di dare qualcosa di nuovo. Oggi, in questo momento, ci sono 50 associazioni che puliscono il verde in città, e dopo due mesi che ero sindaco sono arrivate 600 persone che hanno pulito le spiagge, diventa il senso dell'appartenenza e il senso della comunità. Questo è il deterrente a qualunque tipo di mafia. E poi con tutti i regolamenti ovviamente degli appalti, della trasparenza, della certificazione, ma su questo mi pare scontato, è ovvio, bisogna perfezionare, troviamo tutti i gruppi, però dobbiamo invece diventare tutti una società diversa dove crede nei valori e nell'utopia.